Presidente, domani inizia il paese dei balocchi. Sì, ci siamo arrivati, anche quest'anno come sempre la preparazione è sempre complessa perché qui ci sono centinaia di cose da installare, però ci siamo. Domani dalle ore 19 inizia il paese dei balocchi con già teatro, divertimenti, laboratori e poi alle 21 c'è la serata inaugurale ufficiale con il nostro sindaco del paese dei balocchi di quest'anno, Domenico Iannacone. Quindi insomma, prima serata è qui, poi lo sappiamo benissimo, abbiamo The Best Of, il concerto alle ore 21.30, alle ore 22.30, insomma è già tutto pronto. Adesso bisogna solo sperare poi un bel tempo. Cittadino onorario dell'evento? Invece il cittadino onorario dell'evento verrà lunedì, è un paralimpico che ha avuto problemi nella sua vita di malattia, di salute, però poi si è riscattato e ha partecipato a 4 Olimpiadi. Tantissime le iniziative per i bambini, ce le racconti? Ma per i bambini, come sempre, visto che stiamo parlando di paese dei balocchi, laboratori, spettacoli, giochi, bolle, casa della fatta turchina, la balena, eccetera, eccetera, eccetera. E anche tanti laboratori, sia di fantasia che laboratori anche ecosostenibili. Sì, laboratori ecosostenibili, anche quello in collaborazione con l'ASET, con la società Techfem di Fano e poi anche altri legati anche ad altre collaborazioni con associazioni, quindi insomma siamo molto contenti di queste grandi collaborazioni. Siamo proprio davanti alla casa della fatta turchina, una delle attrattive di questa edizione. Sì, la casa della fatta turchina, come dicevo prima, la balena, il campo dei miracoli, sono costruzioni dei nostri volontari, quindi siamo particolarmente felici di poterle portare, soprattutto anche insomma, entusiasti di farla vedere ai bambini, perché poi dentro c'è la fatta turchina qui, dentro la balena abbiamo Geppetto, insomma. Siamo alla 20ª edizione, un grande risultato per un evento. Sì, rimanere in piedi 20 anni non è facile, no? Perché qui c'è molto lavoro, quindi ci sono molti volontari che lavorano allestendo oggi la piazza per già da 10 giorni, poi in 4 giorni e poi c'è tutto da smontare. Quindi per avere un equilibrio di questo genere servono due pilastri, gli sponsor che ti sostengono e noi ne abbiamo, che ci sostengono dal primo anno o altri sono arrivati successivamente, e poi i volontari. Quindi grazie a queste due cose siamo arrivati a 20. In caso di pioggia che cosa succederà? Beh, in caso di pioggia adesso ancora non ce lo siamo chiesti, speriamo che, insomma, che questa pioggia che è prevista in arrivo non ci distrugga questo paese che abbiamo costruito con grande difficoltà, speriamo bene, insomma. Quindi a prescindere dalla pioggia andrete avanti come si può? Sì, andiamo avanti come si può, facendo le cose che si possono fare, e quindi chi può venire, magari approfittando, se c'è il tempo buono, noi li aspettiamo. Siamo qui e ci impegniamo perché ci sia sempre qualcosa di attrattivo. Dove poter trovare tutte le informazioni? Beh, tutte le informazioni con ci sono anche variazioni di programma, eccetera, si possono trovare al www.bellocchi.org, che è il nostro sito aggiornato. E l'entrata è gratuita? L'entrata è diciamo d'offerta e quindi ognuno può da quel che vuole, insomma.